ragion veduta, se questo fosse l'intervento conclusivo, così come è stato durante il seminario in compagnia del professore Salvatore Bonfiglio, noi vorremmo sapere se effettivamente, come qualcuno ha evidenziato, l'identità di questa Europa è ancora un tantino confusa, un po' come se ci fosse della nebbia intorno a noi. Io ho fatto l'esempio durante i lavori del diplomato delle scuole superiori che deve scegliere la facoltà, l'università e non sa come orientarsi. Il professor Bonfiglio che orientamento suggerirebbe? Allora, la confusione c'è, quindi come dire, confermo, e questo perché ancora oggi prevalgono le spinte nazionaliste, soprattutto in politica estera e in politica di difesa, e oltre che sulle questioni economiche evidentemente. E il problema è superare questa miopia degli stati-nazione, soprattutto di questi piccoli stati europei che non capiscono che oggi le sfide della globalizzazione richiedono un processo di federazione, di vera federazione politica però. Non a caso abbiamo avuto il brillante intervento di Mario Leone, segretario regionale della Regione Lazio del Movimento Federalista Europeo, che proprio un po' faceva cenno a quello che lei ha appena detto. Allora, questa Europa così sognata, immaginata e poi realizzata nel manifesto di Ventotene che hanno intravisto questi padri visionari, qualcuno ha detto durante l'ambito del seminario effettivamente non c'è, loro l'hanno vista, hanno siglato un manifesto del Movimento Federalista Europeo, ma questa Europa liberale e unita effettivamente non c'è. Come possiamo creare il cemento perché i mattoni siano coesi tra di loro? I veri mattoni sono i valori comuni, cioè i valori comuni che sono quelli che noi possiamo andare a leggere nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Sì. Bisogna partire da lì, dal valore della dignità umana, dal valore della libertà, dell'uguaglianza, e ovviamente questi valori per essere inverati hanno bisogno di attori politici, hanno bisogno dell'iniziativa dei più giovani. È chiaro che bisogna lavorare nelle scuole, nelle università, e bisogna anche utilizzare gli istituti che già oggi sono previsti dal Trattato di Lisbona, istituti di democrazia partecipativa, come l'iniziativa dei cittadini. Ecco perché ho fatto riferimento nel mio intervento alla valorizzazione di questi istituti di democrazia partecipativa. Chiudiamo con quello che è stato l'intervento di Enzo Scotti, che entrando un tantino in polemica con quanto detto dal direttore dell'opinione Arturo Diaconale, ha evidenziato di come in Italia non sia possibile un welfare senza l'arrivo dei migranti. Dall'altra parte si diceva, beh, non possiamo però andare a raccogliere tutti in mare. Allora, come si trova un punto di unione tra queste due posizioni legittime a parer mio entrambe? Allora, il primo aspetto è questo: noi dobbiamo ovviamente pensare a delle regole comuni a partire da un diritto d'asilo europeo. Non può essere il problema dell'Italia o della Grecia. Ovviamente oggi mettere in discussione Schengen significa soprattutto danneggiare invece questi paesi, l'Italia, la Grecia e la Spagna. Quindi la risposta che noi dobbiamo dare è una risposta europea per cercare di avere la governance dei confini europei. Detto questo, poi bisogna fare i conti con dei modelli di integrazione. I modelli di integrazione e di coesione sociale. Questi modelli in passato sono falliti. E sono falliti sia in Francia il modello assimilazionista, sia il modello del multiculturalismo di impronta liberale che si è realizzato nel Regno Unito, che crea una separazione, diciamo, tra
e gli inglesi e queste e gli extracomunitari, queste popolazioni che vengono da altri paesi, da altri continenti. Trovare, diciamo, una forma di integrazione, sapendo poi che è vero che i diritti, e in particolare i diritti sociali, hanno dei costi, per cui questo welfare, dice, è possibile allargarlo, e a quanti è possibile allargare questo welfare europeo? Ebbene, noi la risposta che dobbiamo dare è questa: se noi abbiamo lavoratori stranieri regolari, questi contribuiscono al nostro benessere. Questa è la vera e unica risposta non demagogica. Se noi abbiamo lavoratori non regolari che non contribuiscono al benessere di tutti noi, allora è chiaro che questi sono soltanto un costo. Ma se un lavoratore straniero versa regolarmente i contributi, sta pagando anche la mia pensione. Professore, grazie a uno spot, Trudy Agonello ha detto dobbiamo utilizzare e mettere in pratica la parola coraggio, è d'accordo quando parliamo d'Europa? Sì, bisogna avere il coraggio di dire che l'Europa deve essere un'Europa federale e un'Europa multiculturale. Questo coraggio bisogna averlo oggi più di ieri, perché stanno nascendo non soltanto nuovi muri esteccati all'esterno dei confini europei, ma anche molti muri all'interno del nostro vecchio continente. Grazie, grazie al professore Bonfiglio e grazie naturalmente a Liberi TV. Grazie.